Omobono Tenni, negli anni 1930-1948, fu un grandissimo campione motociclista. Trasferitosi con la famiglia a Treviso in giovanissima età, fece il suo apprendistato in un negozio di motociclette, dove partì la sua grande passione. A 19 anni aprì una sua officina e nel 1924 vinse la sua prima gara a Postumia. Entrò alla Guzzi nel 1933, conquistando una serie di vittorie impressionanti. Forse la più famosa è da considerare la conquista del Tourist Trophy, la più micidiale e massacrante corsa per motociclette che si svolge tuttora nell'isola di Man. Tenni si aggiudicò la vittoria assoluta in sella a una Guzzi 250 PS, primo pilota non inglese, con moto non inglese, a conquistare questa vittoria. Dopo aver preso la testa della gara, cadde al termine del primo giro, perdendo il primo posto. Si rialzò, lanciandosi in una rimonta forsennata e riconquistando il comando al quarto giro, riprendendo e riconquistando nuovamente la leadership al settimo giro per cambio della candela. Nonostante tutto, inflisse più di mezzo minuto al secondo arrivato, il campionissimo inglese Stanley Woods, e 4 minuti al terzo. Nello stesso anno, con la vittoria al Gran Premio Motociclistico della Svizzera, conquistò il titolo di campione europeo della specialità. Non esisteva ancora il campionato mondiale. Tenni fece qualche apparizione anche al volante di automobili, come alla 1000 miglia del 1936, dove vinse con la categoria Sport fino a 1500 cm3 con una Maserati, oltre al Gran Premio di Monte Carlo e al Gran Premio del Nürburgring, dove segnò anche il giro più veloce. Dopo la pausa della Seconda Guerra Mondiale ripresero le corse e Tenni ricominciò a vincere, conquistando nuovamente il campionato europeo nel 1947. Purtroppo troverà la morte al circuito di Berna nel 1948, un circuito difficile ed insidioso, reso ancora più problematico quel giorno a causa della pioggia. Era il 1° luglio e la salma del campione fu portata a Mandello Lario, negli stabilimenti della Moto Guzzi, poi nella sua Treviso, con una partecipazione di folla incredibile. A lui è dedicato lo stadio di calcio di Treviso, mentre il Museo dell'Automobile Bonfanti Vimar, nel contesto della Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto Giannino Marzotto, gli ha dedicato uno spazio con immagini, descrizioni, una tuta in pelle dell'epoca e una Guzzi 250 PS, uguale a quella guidata dal campione nella splendida vittoria del Tourist Trophy del 1936.